una grande e bella serata per voi che state continuando un percorso positivo e ricco di successo. Sì, noi abbiamo capitalizzato anche questa vittoria da 3 punti ed era molto importante per noi dopo la bella prestazione di settimana scorsa. Brescia è un campo difficile, è una squadra ostica e perciò sapevamo di dover dare di più e non mollare mai. Ci abbiamo avuto dei passaggi a vuoto, ma nonostante quelli siamo state brave a riprenderci e a aggrapparci al gruppo, quindi sono molto soddisfatta. A proposito di passaggi a vuoto, vabbè, li analizzerete in settimana a sangue caldo. Quali sono stati però secondo te le piccole mancanze che sono? Allora, secondo me c'è sempre un po' di continuità, nel senso che nel momento in cui prendiamo un po' di distacco concediamo qualcosa che non dovremmo. Non è una cosa volontaria, non è un calo di intensità consapevole, però caliamo un po' e quel calo permette all'altra squadra di risalire, e cosa che invece non possiamo permetterci e non dobbiamo fare. Dobbiamo spingere dall'inizio alla fine e ci stiamo lavorando, sicuramente è molto meglio rispetto alle prime settimane, alle prime partite dove eravamo anche in vantaggio e poi perdevamo i set, quindi sicuramente la strada è quella giusta, ma non dobbiamo fermarci perché il campionato è lungo e siamo tutti competitivi. Io ti ringrazio. Grazie. Ti faccio i complimenti per questa sera. Grazie. A te e alla tua squadra, e in bocca al lupo comunque per il prosieguo. Grazie mille, buona serata.